Che è abbastanza scandaloso. No, ma vorrei tornare. Siamo uno strano paese noi. Prendiamo l'esempio di Adriano Olivetti che morì nel 61. Ma è possibile che un paese come l'Italia non è riuscito ad avere un imprenditore, una società o qualcosa meglio di Olivetti? È incredibile, non abbiamo fatto nessun progresso. Cosa è successo? Non siamo bravi. Io credo che è scandaloso e soprattutto è vergognoso vedere, con i dati che ci state facendo vedere, quanto incivili siamo ancora. Siamo, è una questione di civiltà umana, di umanità. Proprio noi stiamo parlando di cifre, di cose. Secondo me non è vero che si sono avvicinati i ricchi ai poveri. Anzi, sono sempre più distanti a livello culturale, a livello umano, a livello esistenziale, a livello di gratificazione di essere vivi. Allora, questa è la vera differenza che non riusciamo a colmare. Parliamo di cifre alla fine, parliamo di soldi, come al solito, di soldi. Qui è un problema di umanità. Ecco, l'umanità è sempre più divisa, staccata, differente da chi può e da chi non ha nulla. E chi non ha nulla diventa sempre più povero. E per di più la tecnologia non aiuta assolutamente. Chi è online, chi è in rete, ha delle possibilità, in rete nel modo che dà dei Sì, frutti, sì. è molto più avvantaggiato di chi non lo è. Allora, attenzione qui, siamo veramente degli egoisti, noi per primi, qui a discutere di soldi, quando dovremmo discutere di qualcosa d'altro.